Come sapete, è stata approvata abbastanza di recente, dopo una lunghissima gestazione, la legge regionale relativa ai B&B. Questa legge regionale è in via di modifica soltanto per un punto in realtà, che è quello relativo alle dimensioni delle camere. Perché dopo aver definito delle dimensioni standard in modo da uniformare sul territorio regionale tutte le realtà e evitare disomogeneità e differenze di comune in comune a causa dei diversi regolamenti comunali, ci siamo resi conto che non avevamo tenuto conto a sufficienza delle dimore storiche. Per esempio i trulli o altre realtà storiche che i regolamenti comunali individuano e regolamentano separatamente rispetto agli standard generali. Per cui all'interno di un provvedimento in cui ci sono alcune normative relative alle agenzie di viaggio, abbiamo messo anche una piccola norma in cui sottraiamo dimore storiche, dimore d'arte, trulli e così via, dagli standard per le singole realtà dei B&B, dagli standard di superficie dei B&B e consentiamo l'applicazione dei diversi regolamenti comunali. Tra un po' più specifica relativa agli affittacamere, un secondo. Allora, è relativa sempre all'interno di questa proposta di modifica, quindi ancora da approvare, e contiene due precisazioni sull'affittacamere. L'attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare all'esercizio dell'attività di ristoro, quindi è possibile avere anche delle camere laddove ci sia attività di ristorazione. Questa è una modifica, attenzione, ancora da approvare e in questo disegno di legge che abbiamo predisposto un mese fa e che deve fare ancora l'iter consiliare. L'altra modifica che riguarda le attività di affittacamere riviene dall'applicazione delle normative comunitarie, quindi anche se non l'avessimo scritto, sarebbe stato comunque obbligatorio temperare, l'attività di affittacamere necessita di iscrizione nel registro delle imprese. Anche questo, diciamo, a chi svolge questa attività era già noto. In sostanza, per tutti gli altri aspetti, almeno per ora, l'attività di affittacamere resta invariata rispetto alla legge istitutiva che era la legge numero 11 del 1999, una legge molto vecchia. Vi preannunzio però, e questo vorrei precisarvelo, che in sede nazionale il Ministero del Turismo, il nuovo ministro Brahi, sta per varare un decreto che prenderà il nome di valore turismo, al cui interno ci saranno una serie di indicazioni relative alla classificazione delle strutture ricettive. Non so cosa voi sappiate del progresso, ve lo sintetizzo rapidamente. Il ministro, la ministra, insomma, Brambilla, aveva approvato il codice del turismo, nel cui contesto c'erano una serie di indicazioni relative alla classificazione alberghiera. Il codice del turismo è stato impugnato, ritenuto illegittimo, per cui quello che c'era lì previsto non è più vigente. Poi quel governo è caduto, il ministro in carica, che è il ministro Brahi, che ha tra le altre deleghe anche quella del turismo, si accinge a varare un nuovo provvedimento che si chiama Decreto Valore Turismo. Che vuol dire decreto? Vuol dire che andrà in conversione alle Camere,
ma che nel frattempo, in attesa di conversione o di eventuali modifiche, si applica per come sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, pare entro il mese di febbraio. Fra una decina di giorni circa, non mi ricordo la data esatta, le regioni, tutte le regioni, sono convocate a un incontro con il Ministero perché ci verrà presentato il contenuto di questo decreto Valore Turismo e in modo particolare la parte relativa alla nuova classificazione alberghiera. Dopodiché non so bene dirvi in questo momento quali cambiamenti essa conterrà perché ancora non la conosco, non c'è un testo, è stato annunciato già 4-5 volte, però un testo da leggere non c'è ancora. Quando ci sarà, le regioni e quindi anche la regione Puglia dovrà recepire con proprio provvedimento quanto previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri. Questo ve lo dico solo per spiegare il fatto che in capo a pochi mesi ci saranno con ogni probabilità dei cambiamenti di un certo rilievo, quali non ne ho la minima idea. Purtroppo il ministro è un po' lento nella sua decretazione, ci ha messo anche alquanto in difficoltà. Nel frattempo però noi, come sapete, abbiamo approvato questa legge, che ormai è vigente, relativa ai bed and breakfast, suddividendo i B&B tra tipologia familiare, che non è una vera e propria attività economica, non richiede per esempio la registrazione nel registro delle imprese, e B&B imprenditoriale, che è abbastanza simile a quella che era la normativa per le affittacamere, salvo il fatto che per le affittacamere l'obbligo di fornire la prima colazione non sussiste. Questa è la principale differenza, solo che la legge sui B&B, essendo una legge di recente approvata, prevede tutta un'altra serie di aspetti, per esempio il marchio. Il marchio vuol dire che la Regione Puglia dice che il marchio di B&B deve essere fatto così, non si può applicare ad altre attività, per cui attenzione, se non avete i requisiti B&B o familiare o imprenditoriale previsti dalla nuova legge, ma siete affittacamere, per carità non utilizzate la dizione B&B perché incorrereste in sanzioni onerose, oppure allora questo ribadiamolo, perché infatti allora non solo questo GAL ma anche altri GAL in questi provvedimenti un po' al confine con la materia turistica hanno determinato, diciamo, nei fruitori e nei beneficiari alcuni elementi di incertezza. È molto importante sottolineare che il B&B o familiare o imprenditoriale è quello normato per legge e gli affittacamere non sono B&B, anche se le differenze non sono moltissime, ma poiché la dizione B&B è una dizione internazionale e la seconda B vuol dire breakfast, cioè colazione, se non ci sono quelle caratteristiche non è possibile utilizzare questo termine, anche perché la regione sta facendo il marchio, quindi appropriarsi abusivamente di questa dizione, di questo marchio, comporta poi sanzioni di carattere pecuniario che naturalmente possiamo tranquillamente evitare. Allora, la signora, credo lei mi ha scritto, no? Bene, con cui abbiamo avuto una corrispondenza, aveva mandato una tabella di comparazione che io ora ho qui con me. Io prescindo
dalla casa vacanze, perché in questo caso non stiamo parlando di casa vacanze, ma stiamo parlando di somiglianze e differenze tra B&B familiari, professionali e affittacamere. Per noi familiari non lo fa, cioè non lo so, affittacamere, perché non è per forza iscriversi a un allora, perfetto, no? Allora compariamo solamente il professionale e gli affittacamere, tenendo conto che voi potete sempre trasformarvi. Se voi preferite la modalità B&B, vi prendete la legge, ne discutete con chi volete, con i nostri uffici alla regione oppure col GAL se vi fa assistenza tecnica, con chi vi può dare informazioni certe, però per carità, perché altrimenti poi correreste rischi, e potreste trasformarvi semplicemente facendo poi la SCIA, cioè la dichiarazione di inizio attività al comune di competenza. Per fortuna non c'è più una disciplina autorizzativa, siete voi responsabili, voi dichiarate, c'è tutta la modulistica, io gliel'ho inviata per mail, quindi è disponibile la modulistica che va utilizzata, può essere scaricata, lei la può girare a tutti gli interessati, mettere sul portale, abbiamo già mandato tutto, potreste fare dichiarazione inizio attività al comune di competenza trasformando le vostre caratteristiche. Allora, quali sono le principali differenze tra B&B professionale e attività di affittacamere? Numero di camere, per quello che riguarda i B&B, poi le tabelle le metterà sul sito anche, brava, grazie. Per quello che riguarda il B&B, massimo sono 6 camere, 18 posti letto, abbiamo usato un moltiplicatore di 3, prevedendo che molte famiglie possano avere il bambino con sé in camera, e il B&B può essere al massimo in 2 appartamenti, purché non siano tra di loro più lontani di 100 metri, chiaro? Quindi 6 camere, 18 posti letto, anche in 2 diversi appartamenti, però che non distino tra di loro più di 100 metri, perché altrimenti non è gestibile. Per quello che riguarda invece l'affittacamere, devono essere 6 camere in 2 appartamenti, ma massimo, e non c'è il vincolo dei 100 metri, chiaro? Per cui se voi ce l'avete in 2 appartamenti che sono più lontani tra di loro di 100 metri, non vi potete trasformare in affittacamere, chiaro questo? Per quello che riguarda il B&B è obbligatorio il domicilio, cioè bisogna star lì quando si hanno gli ospiti e metterci il domicilio. Un membro della famiglia deve abitare là. Per quello che riguarda l'affittacamere non c'è questo obbligo. Quindi anche in questo caso, se voi non volete abitare lì dove fate ospitalità, non vi potete trasformare. Per quello che riguarda i bagni, nel B&B un bagno ogni 2 camere, l'affittacamera è proprio un po' diverso, 2 bagni con più di 4 posti, come vedete. Per il B&B è un bagno anche ogni 2 camere comunque, mentre le 2 camere possono avere però 6 posti letto, chiaro? Possono avere anche 8 posti letto, perché noi diciamo che un B&B deve avere 6 camere e al massimo 18. Se ha camere grandi metterà 4, chiaro? Se ha camere piccole metterà 2. Il totale non può superare 18. Un bagno ogni 2 camere, se sono 2 camere da 4, può essere anche un bagno ogni 8 posti. Mentre qui la normativa degli affittacameri e affittacamere più restrittiva, perché dice 2 bagni con oltre 4 posti letto, chiaro? Per quello che riguarda
Le pulizie per il B&B sono giornaliere. Per gli affittacamere ogni cambio cliente una volta alla settimana. Oddio, questo è allucinante. Allucinante, io non andrò mai in un affittacamere in Puglia però, pure mi porto le lenzuola da casa. Questo non me lo ricordavo. Poi, per quello che riguarda... Scusate. No, è vecchissima. Non è recentissima, è vecchissima. Per quello che riguarda la biancheria, il cambio della biancheria, due volte alla settimana o al cambio ospite per i B&B. Al cambio cliente una volta alla settimana per le affittacamere. Io vi consiglio comunque, anche se fate l'attività di affittacamere, di fare le pulizie giornaliere e il cambio della biancheria due volte, se no mai più torneranno da voi gli ospiti, ricordatevelo. Una volta deve succedere una cosa del genere, quell'ospite è attraverso internet, Facebook, la posta elettronica, tutti quelli che lui raggiunge non verranno mai più da voi. Per quello che riguarda la colazione, obbligatoria per il B&B, non obbligatoria per quello che riguarda gli affittacamere. Diversa la ristorazione, ve l'ho già detto. Per i B&B non si può fare, per quello che riguarda invece gli affittacameri, l'affittacamere si può fare. L'uso cucina è facoltativo, può essere gratis o a pagamento, mentre non è previsto per i B&B. Periodi di apertura è analogo, o annuale o stagionale, bisogna però, c'è l'obbligo della comunicazione, bisogna comunicarlo. Vabbè, affitto lo stesso ospite, la stessa cosa. Partita IVA, iscrizione al registro delle imprese, obbligatoria per entrambi. Per i B&B c'è l'obbligo dell'assicurazione, per le affittacamere no. Anche in questo caso io consiglio la polizza assicurativa, è consigliabile. Un cliente si può fare male, può esserci qualsiasi problema, si rompe, si spacca un sanitario mentre il cliente è in doccia, mentre il cliente è in bagno, ne rispondete di persona e ovviamente c'è anche responsabilità sui danni alla persona, responsabilità civile. Questa descrizione rende soprattutto evidente una cosa, che il B&B è uno strumento ricettivo molto più moderno, molto più gradito. Per quello che riguarda, diciamo, lo svantaggio per chi gestisce il B&B, chiamiamolo svantaggio, trattandosi di un tipo di ospitalità molto coinvolgente per chi arriva, è previsto l'obbligo di domicilio e quello è l'onere più significativo. Gli altri aspetti non sono così importanti. Ovviamente trasformarsi e fare domicilio presso un B&B professionale significa una scelta professionale molto chiara e molto seria. Tenete conto che nel corso degli ultimi anni, durante i quali la Puglia ha conosciuto uno straordinario sviluppo turistico, la modalità ricettiva più gradita per i nuovi turisti è risultata proprio quella dei B&B. Perché? Ha una caratteristica più identitaria e più legata al territorio. C'è la prima colazione che è vista non soltanto come comodità, ma anche come opportunità. È possibile gustare prodotti locali, qualche cosa che... E poi, soprattutto per quello che riguarda le famiglie, l'idea di un luogo molto contenuto, molto controllato anche per quello che riguarda i bambini è considerata una qualità particolarmente positiva, così anche naturalmente per gli anziani o per i giovani che vivono questa come una modalità molto moderna, molto evoluta. Vi dico questo perché nonostante abbiate effettuato le vostre attività di ristrutturazione, immagino, in tempi recenti, avvalendovi di questi contributi che il GAL vi ha dato,
siccome la parte strutturale non è significativa, nel senso che proprio sui bagni la disciplina delle affittacamere è più restrittiva e quella dei B&B invece è più elastica, se avete la voglia, la forza di fare attività, diciamo, di piccolissima impresa con questa vostra possibilità, io suggerisco la trasformazione. Non è obbligatoria, però è un parere che vi do, anche perché l'addizione B&B sui siti, su internet, ovunque vi presentiate negli strumenti vari di comunicazione, è molto più gradita all'utenza generale.